Pace di Cristo, amato ascoltatore, che Dio ti benedica. Sei in diretta con la Radio Apostolica di Torino, Italia, dal bello Piemonte, dall'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù. La nostra sede è in Torino, Corso Vercelli, numero 348. E l'Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù è un'organizzazione religiosa senza scopo di lucro ed è registrata secondo la legge italiana. Cosa significa senza scopo di lucro? Un'organizzazione non ha scopo di lucro è un'organizzazione che, non avendo scopi di lucro e non essendo destinata alla realizzazione di profitti, reinveste gli utili interamente per gli scopi organizzativi. La Chiesa non è sostenuta da agevolazioni da parte dello Stato, ma da fedeli che ne fanno parte, in ubbidienza, con primizie, decime offerte, come dice la sua parola. Andiamo a vedere in 2 Corinzi capitolo 9, versetto 6, 7 e 8, cosa dice la Bibbia. Or dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia, né per forza. Perché Dio ama un donatore allegro. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni buona opera. Amen. Gloria a Dio per questi versi. Come dice la sua parola, dia a ciascuno come ha deciso nel suo cuore. Come ha stabilito nel suo cuore, quello che il Signore ti ha messo nel tuo cuore. Ma la sua Bibbia, la parola di Dio dice: non di malavoglia, né per forza, non per costrizione, ma che sia una donazione con un cuore allegro al nostro Dio, al Dio che ci ha creato. Dio, il nostro Dio, è il padrone del denaro, è il padrone di tutto ciò che noi vediamo attorno, è il padrone dei nostri soldi. E come dice la sua parola, se noi gli doniamo a lui con generosità, con amor di cuore, lui farà altresì con noi perché non ci farà mancare nulla. Andiamo a vedere in 2 Corinzi capitolo 9 versetto 11 cosa dice inerente a questo. Proprio così Dio vi farà ricchi di tutto in modo che possiate dare a tutti generosamente, e quando porteremo la vostra offerta a quelli che ne hanno bisogno, essi ringrazieranno e loderanno Dio per il vostro aiuto. Amen. Quindi, come dice la sua parola, Dio ci farà ricchi di tutto, ma ci farà ricchi di tutto per cosa? Per aiutare chi ne ha bisogno, per aiutare l'opera, per sostenere l'opera. Quindi, gloria a Dio veramente per tutto ciò che Lui ci dona. Non vogliamo seminare scarsamente, come dice la sua parola, ma perché ricaveremo scarso seme, ma se noi invece seminiamo abbondantemente, Egli metterà altresì abbondantemente. Quindi gloria a Dio per queste promesse, per queste preziose promesse della parola di Dio. Ancora voglio dirti: se anche tu vuoi sostenere l'opera di Dio con un cuore allegro, quello che il Signore ha messo nel tuo cuore, puoi trovare sul sito antioca.it, nella sezione dono online, il codice IBAN per effettuare un bonifico, una donazione, quel che il Signore metta nel tuo cuore. Ricorda, un'offerta volontaria sono benedizioni nella tua vita oggi. Per informazioni e dettagli puoi contattare al direttore locale dell'amministrazione della Chiesa di Torino, Brocchetta Bruno, con un'email a bruno@antioca.it. Ogni donazione è registrata e contabilizzata secondo la legge, con ricevute. Dopo la tua donazione riceverai una ricevuta con tutti i dettagli della tua donazione. Gloria a Dio e che il Signore possa aver parlato al tuo cuore quest'oggi, con questo piccolo annuncio, con questi versi che il Signore ha per noi, per i suoi figli. Io voglio donare con un cuore allegro. Se anche tu oggi vuoi farlo, ascolta la voce di Dio. Ciò che lui mette nel tuo cuore. Che Dio ti benedica. Pace di Cristo dalla bella Torino, Italia.